Che fine ha fatto l'accordo con la Lidl che ha permesso al comune di Barletta di evitare la costruzione di un supermercato nei pressi del castello? Il sindaco Cannito ha fatto il punto della situazione nel corso dell'ultimo consiglio comunale, riassumendo i termini della vicenda che tante polemiche ha sollevato negli scorsi mesi ed illustrando il percorso compiuto sino ad oggi dalla sua amministrazione. Arrivare ad una perequazione che permetta al comune di acquisire l'area in cui doveva sorgere il supermercato, in cambio della cessione alla Lidl di un terreno in zona Barberini, è la strada che si intende perseguire. Per questo la giunta ha prima revocato il bando relativo al contratto di quartiere terziario commerciale che vincolava dopo 17 anni il terreno di via Barberini e poi ha candidato l'area nei pressi del castello ad un finanziamento di 20 milioni di euro, ponendo le basi per la posizione di un vincolo di esproprio per pubblica utilità. Si andrà avanti su questo percorso, ha chiarito Cannito, indipendentemente dalla legittimità del permesso a costruire che il comune ha rilasciato alla Lidl per la realizzazione di una struttura commerciale. Primo, vogliamo acquisire a patrimonio pubblico comunale quel terreno. Secondo, non abbiamo i soldi per pagarlo, quell'esproprio. Terzo, nelle more che il magistrato decida se c'è legittimità o non c'è legittimità, perché a me non lo deve dire l'avvocato, ma lo deve dire il magistrato, se è legittimo o non è legittimo quel permesso a costruire. Io mi fido solo del magistrato. La soluzione che abbiamo pensato è questa. Intanto, di apporre un vincolo di esproprio su quell'area. Come abbiamo apposto il vincolo di esproprio su quell'area? Abbiamo candidato quell'area ad un progetto di finanziamento di 20 milioni, il cosiddetto la cosiddetta progetto sfida del borgo. Possiamo e quindi abbiamo approvato in giunta uno studio di fattibilità. Siccome qualcuno già incomincia a parlare di teatro, di costruzione, di cemento, di mostri, diciamo, in quella zona, perché fa comodo parlare di queste cose, noi abbiamo approvato in giunta un semplice studio di fattibilità che ci consente di candidarci ad un finanziamento di 20 milioni. Il percorso che dovrà portare al raggiungimento di un'intesa con la Lidl è ancora lungo, spiega Cannito. L'appuntamento è tra un mese in consiglio comunale. Fra 30 giorni verremo qua e approveremo il vincolo di esproprio su quel terreno in questa maniera per dare possibilità al dirigente il giorno dopo, sulla base di quello che ha approvato il Consiglio Comunale, al dirigente daremo la possibilità di dire a questo punto c'è l'interesse pubblico su quel terreno e quindi noi dobbiamo ti revochiamo l'autorizzazione a costruire. Una volta fatto questo però, tu il terreno a quello devi pagare. Il terreno lo devi pagare. E come lo paghiamo? Come lo paghiamo? Con la proposta di perequazione che promana da una legge regionale, perequazione che sarà oggettivamente valutata da questo Consiglio Comunale, perché questo Consiglio Comunale potrà dire non mi piace questa perequazione, non mi interessa, fai un mutuo, prendi i soldi, paga, già che ormai è l'utilità pubblica, paga e acquista il tuo terreno. Questo è il nostro percorso.